Ieri, 21 luglio 2020, il buon Alex Zanardi, pensate che è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria Scotte di Siena ed è stato trasferito in un centro specializzato ubicato in provincia di Lecco. Nella fattispecie concreta è il Villa Beretta, ripeto, Villa Beretta, centro di eccellenza per quanto riguarda la riabilitazione. Si trova a Costa Masnaga, nel Lecchese. La notizia è stata ovviamente confermata dalla direzione dell'ospedale Valduce di Como, di cui Villa Beretta è un relativo presidio. E così, dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardiorespiratori e metabolici, la stabilità della situazione clinica generale e del quadro neurologico, hanno permesso, hanno consentito il trasferimento di questo campione paralimpico in un'altra struttura. La direzione sanitaria fa sapere che in questi giorni si è concluso il programma di sedazione analgesia, al quale era sottoposto il famoso atleta paralimpico, che era ricoverato, è stato ricoverato nella UOC, anestesia, rianimazione e dei trapianti a partire dal 19 giugno 2020. Dopo la sospensione della sedazione e la normalità dei parametri cardiorespiratori e metabolici, ecco che si è vista, diciamo così, la possibilità concreta, autentica, non astratta, di trasportare Zanardi proprio in un altro centro di eccellenza, in un centro specializzato che si trova, ripeto di nuovo, ubicato in provincia di Lecco. Sarebbe il famoso centro Villa Beretta, ubicato a Costa Masnaga, nel Lecchese. Beh, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate. Questo video non vuole ledere la privacy di Alex Zanardi nella sua famiglia, ma solo informare eventuali persone. Grazie e un salutone caro a voi, al prossimo video.